Si è svolta lunedì 27 marzo 2017 presso il Salone della Musica del Ministero degli Affari Esteri la presentazione del libro Perché ci attaccano? Al-Qaeda, l'Islamic States e il terrorismo fai da te. L'autrice, Laura Quadarella Sanfelice di Monteforte, ha spiegato che dallo studio degli attentati e del materiale diffuso in rete si comprende quali attacchi sono condotti e coordinati dai gruppi jihadisti e quali semplicemente ispirati dalle loro idee. Si riesce quindi a rispondere a domande come quelle che hanno dato il titolo al libro e a ipotizzare chi, quando e dove ci attaccherà. Alla presentazione sono intervenuti Giuseppe Cucchi, Fabrizio Luciolli e l'editore Gioacchino Norati. Penso sia un libro di estrema attualità e che si rivolge a tutti, ai più esperti come ai non addetti ai lavori. Grazie infatti a centinaia di immagini a colori, tratte da siti jihadisti, da riviste jihadiste, tutti riescono a vedere veramente qual è la propaganda jihadista e capire perché ci attaccano, capire chi ci attacca e perché lo fa. Il terrorismo fai da te è infatti quel terrorismo che è portato nelle nostre città dai giovani che hanno spesso passaporto europeo, che si radicalizzano per delle problematiche psicologiche più che sociali e che decidono di attaccarci rispondendo a quegli inviti che Al-Qaeda e Islamic State rivolgono loro. Si tratta di giovani che raramente sono dei veri lupi solitari, ma il più delle volte agiscono quasi comandati, a volte coordinati da un gruppo jihadista. Altre volte invece agiscono in autonomia e Al-Qaeda e soprattutto l'Islamic State rivendicano poi le loro azioni per il grande impatto mediatico che questi hanno. Il libro è nato da una ricerca che ho condotto negli ultimi 2-3 anni analizzando tutti gli attacchi che sono stati portati a termine in Europa e negli Stati Uniti da questi ragazzi, analizzando tutto il materiale jihadista che è emerso prima e dopo gli attacchi. E grazie a questo si riesce a capire quali attacchi sono direttamente coordinati dall'Islamic State, quali sono totalmente autonomi e quali, la più gran parte, hanno un elevato tasso di autonomia. Però i ragazzi che agiscono avevano comunque un legame, almeno a livello informatico, con il gruppo dell'Islamic State. Allora, è un volume che ha il merito di essere chiaro e semplice nell'affrontare un tema particolarmente complesso come quello dell'odierno terrorismo islamico. In più affronta con una metodologia, un'attenzione ai dati, agli elementi, alle matrici che ispirano attraverso riviste, documenti e azioni i diversi attacchi e ci permettono a diversi attori, operatori del settore, piuttosto che studiosi, piuttosto che ricercatori o semplici studenti interessati ad approfondire questi temi, ecco, un volume come questo non solo si fa leggere, non solo può essere studiato, ma ci aiuta a capire perché ci attaccano. Ma il libro è molto tempestivo perché parla del cosiddetto terrorismo fai da te, cioè sostanzialmente dei terroristi che stanno agendo in Europa in questo periodo, che non rientrano tutti nella categoria del fai da te, ma è una categoria giusto indicativa, e li presenta molto dettagliatamente con le loro storie, le loro motivazioni, le loro caratteristiche e i legami ideologico-operativi che hanno con il movimento terrorista internazionale. Diciamo che ne esce fuori un quadro molto dettagliato, molto preciso, da cui risulta chiaro come l'Europa non sia l'obiettivo primario del terrorismo internazionale, ma sia un obiettivo sfruttato essenzialmente a fini propagandistici e di reclutamento da parte di terroristi che hanno altri obiettivi strategici in realtà. È un libro che tratta dell'attuale situazione del terrorismo, un particolare tipo del terrorismo, il terrorismo dell'ISIS. Il libro descrive come il terrorismo dell'ISIS si sia messo in un certo senso in competizione con un altro tipo di terrorismo estremamente pesante, quello di Al-Qaeda, e come entrambi lottino, oltre che contro un ventaglio abbastanza complesso di nemici, perché
loro lottano contro i nostri paesi che considerano paesi di crociati, lottano contro gli sciiti che considerano eretici, lottano oltretutto anche l'uno contro l'altro per cercare di attingere al medesimo bacino.